Tra paesaggi mozzafiato e tramonti indimenticabili, il nostro viaggio attraverso il Galles continua. Per seguire le nostre avventure, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche. Adesso ci troviamo a Tenby, un coloratissimo villaggio che si trova nella costa sud-ovest, a circa un centinaio di miglia da Cardiff. Arrivati quando quasi era buio, abbiamo deciso di rimanere per la notte, approfittandone per immortalare anche la vita notturna. Tra video e foto siamo riusciti anche ad immortalare un fantasma. Curiosi? Guardate il video fino alla fine! La caratteristica che salta subito all'occhio di questa cittadina sono soprattutto le casette colorate sul lungomare. È il centro che è caratterizzato da un labirinto di stradine strette, piene di ristoranti e locali, che sono sempre colmi di clienti, che vendono piatti a base di pescato locale, aragoste, sgombri e cozze. Anche le spiagge caratterizzano quest'area. Sono immense e sono accessibili da altrettante scalinate immense e ripide, ma ci sono anche rampe che scendono fino alla battigia. Tenby è considerata la località balneare più iconica del Galles. È una città piena di storia ed è circondata da un imponente muro di pietra medievale. Fatto un giro di perlustrazione, abbiamo visto il porticciolo pieno di barche e nasse che sono caratteristiche del Galles. E abbiamo anche visto le stradine del centro storico con le chiese e le loro campane e i negozietti colorati. Abbiamo percorso la cinta muraria che conduce alla collina dove si trovano i resti del castello e abbiamo anche approfittato della romanticità che offriva nel paesaggio il tramonto sul mare per improvvisare un balletto e giocare con le ombre cinesi. Thank you.
Torniamo in macchina. Sì. Stanca? Abbastanza. Andiamo a cucinare. Però grazie, grazie a te. Molto. Domani mattina non vediamo mai. Dopo la routine mattutina, appena svegliati inizia il nostro giro. Scendendo giù verso il porto è predominante la presenza di alcuni chioschetti che fungono da biglietterie. Infatti è possibile prenotare delle gite in barca in mare aperto, dove si ha anche la possibilità di pescare da sé, aragoste, sgombri e altro pescato. Ciao! Pausa veloce per il pranzo perché oggi abbiamo tante cose da fare e mio amore sta facendo delle piadine al volo e si sta anche bruciando. Questa è la mia piadina già pronta, prosciutto e sottilette, scaldato nel nostro fornellino come al solito. Là. Benvenuto. Esatto. Buon appetito. Buon appetito. Dopo una breve pausa per il pranzo, proseguiamo il nostro giro. Camminando oltre il porto ci si addentra nella cortina muraria che circonda e conduce alla collinetta dove si trovano i resti del castello. Lungo il percorso fa capolino l'isola di Santa Caterina. Da qui notiamo anche una fila immensa di gente, tutta che attende pazientemente di imbarcarsi per le mini crociere organizzate che vanno in giro attraverso le isole vicine. Sopra l'isola di Santa Caterina sorge il forte, voluto nel 1859 da Lord Palmerston, a difesa delle coste in conseguenza di una minaccia di invasione da parte dell'imperatore Napoleone III. Il progetto è attribuito al colonnello William Gervois ed è una costruzione rettangolare composta da 3 casematte di artiglieria per cannoni e altre 3 piattaforme, sempre per cannoni più grandi, sopra il tetto. Nel 1866 il governo acquistò l'isola per 800 sterline e nel 1867 iniziarono i lavori per ripulire il sito. Nel 1907 il forte fu dismesso e venduto alla famiglia Windsor Richard, che lo convertì in una casa privata e lo arredò e decorò.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1940, fu acquistato e il contenuto della casa fu messo all'asta da Harrods. Dopo la guerra fu di nuovo dismesso e venduto ad un procuratore locale che lo affittò a vari inquilini, tra i quali anche l'autore Norman Lewis. Venduto nuovamente nel 1962 e anche nel 1968, fu aperto come zoo. Nel 1979 però lo zoo fu rilocato e quindi il forte rimase vuoto. Nel 2015 le autorità hanno deciso di riaprirlo al pubblico, intuendo il grosso vantaggio economico che avrebbe apportato all'area. Continuiamo a salire su per la collina e troviamo la vecchia casa della Guardia Costiera e ciò che resta di una delle torri. Ma torniamo un attimo indietro. Mentre giravo intorno alla torre per fare foto, sono stata attirata da un bambino che era incuriosito e spiava nel buco che c'era sulla porta d'ingresso della torre e chiedeva alla mamma chi ci fosse dentro. Quando si sono allontanati mi sono avvicinata e ho appoggiato l'obiettivo della fotocamera sul buco scattando una foto. La mia meraviglia è stata che ho notato qualcosa di strano nella foto, per la precisione un volto, che poi Vito ha evidenziato saturando l'immagine. Voi cosa ne pensate? Anche a voi sembra il volto di una persona? Tornando alla storia del castello, la costruzione risale al XIII secolo, purtroppo però non rimane molto. Nel 1832 uno degli edifici fu trasformato in scuola nazionale, nel 1878 fu modificato per diventare museo e galleria d'arte. Nel 1865 lo spazio interno del castello fu modificato per aggiungere nel punto più alto della collina la statua del principe Alberto. Appena oltre la statua si trova la torre di guardia, costruita anch'essa nel XIII secolo, costituita da una torre circolare. Oggi rimangono intatti solo piccoli tratti delle mura castellane. Sul lato nord si trova un piccolo tratto di mura con feritoie medievali e un tratto del camminamento murario. Si accede al castello attraverso un cancello e la cortina muraria, difesi da un piccolo barbacane che conduce al museo.